patrimonio culturale collega le persone attraverso le generazioni, aiuta a capire il passato ed è un importante fattore di progresso. Il patrimonio culturale esterno, come per esempio le statue, è esposto a vari fattori nocivi naturali e umani che portano al suo degrado. Il pubblico può dare un grande contributo alla sua protezione e cura. Nella nostra ricerca volevamo scoprire come incoraggiare le persone a scattare foto di statue e inviarle ai ricercatori in modo che possano studiare e analizzare il deterioramento. I risultati delle discussioni di gruppo hanno mostrato che c'è maggiore probabilità che le persone scattino foto di monumenti se consentono l'interazione con i visitatori, se sembrano attraenti sulle foto a causa di come sono posizionati o per il loro fondo, o se i visitatori sono attratti dalla loro storia. Alcuni addirittura scattano foto di pannelli informativi da leggere in seguito. I partecipanti nella nostra ricerca hanno anche fornito approfondimenti su come progettare app e giochi per i visitatori. Dovrebbero essere informativi, facili da usare e divertenti. Alla gente piacciono i giochi come risolvere enigmi e trovare tesori. È anche importante per le persone imparare qualcosa di nuovo durante il gioco. Per partecipare nella cura del patrimonio culturale è importante anche capire la scienza che c'è dietro. Per questo abbiamo preparato questa serie di video. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo.